possiamo non batterci contro la deresponsabilizzazione, perché è inutile a dirlo, la deresponsabilizzazione è il male più grave che ci colpisca. Pensiamo al rapporto etica-economia, no? Io dico sempre, io sono di sinistra, però invecchiando sto rileggendo molto spesso il libro, il trattato di economia politica con cui è nato il saggio sulla ricchezza, la rivoluzione di Adamo. È un trattato di etica, cioè il rapporto con gli altri, il rapporto con i poveri, il rapporto con i deboli. Tant'è vero che uno degli economisti e dei professori di etica, che è Amartya Sen, premio Nobel, cioè loro riprende, rilegge proprio, rilegge Marx, rilegge Adam Smith, molte, non abbiamo bisogno di Marx, cioè Marx poi è pure un punto di riferimento importante, ma ancora prima Adam Smith ha detto delle cose così importanti sul piano delle capacità, sul piano del medico, sul piano di come dobbiamo occuparci dei lati più deboli della società, ecco, che veramente sono, so che uno non si aspetterebbe di leggere in un libro che è titolato Il saggio sulla ricchezza, ma perché? Perché Adamo Smith, prima di essere economista politico, era professore di filosofia morale. Se voi, il problema della nostra società qual è? Perché oggi la società va male? Perché il credito, la moneta, che dal punto di vista di Adamo Smith e dal punto di vista di grandi classici che non erano quelli della filosofia del passato, da Aristotele a Kant, erano un bene comune, sono diventati invece, capovolgendo la propria prospettiva, dei mezzi. Cioè il lato terribile della questione è proprio questo. Io ho letto un libro di due giovani economisti della Bocconi, interessantissimo, Come salvare il mercato dal capitalismo finanziario. Non è che qui è in discussione il mercato, cioè perché il mercato è una grande conquista, ma come il mercato sia stato, come dire, in modo selvaggio, capovolto nella sua funzione da una visione del capitalismo totalmente priva di etica, ha capito? Cioè dove alcune funzioni che erano il bene comune sono state capovolte a strumento degli interessi di qualcuno. E allora anche quello, in fondo, anche quella potrebbe essere considerata un'operazione virtuale. Le oligarchie finanziarie che decidono di spostare i loro investimenti, ma insomma potrebbe essere anche quello, tanto non li vede nessuno, non ne conosciamo alcuno, un atto, però un atto di responsabilità nei confronti di ciascuno. Io ho sempre ammirato il discorso di insediamento del presidente Obama nel primo mandato, quando ha detto: oggi noi ci troviamo in un mondo in cui se io faccio una cosa in questo lato del pianeta, questa cosa che io faccio in un lato del pianeta ha dei riflessi che coinvolgono tutto il pianeta. Nessuno può più pensare nel mondo come è fatto oggi, così intrecciato, che un atto che io in questo momento compio qui negli Stati Uniti non abbia dei riflessi in tutte le altre parti del mondo. Nessun cittadino del mondo, dal più importante al meno importante, può pensare a una cosa di questo genere. Oggi noi dobbiamo pensare a una responsabilità globalizzata. Ecco, non è globale, non è più parziale. Ecco, abbiamo una super responsabilità, proprio perché il mondo è così. Ecco, allora, il meccanismo del capitalismo finanziario ha invece una totale deresponsabilizzazione, diciamo, di confronto. E quindi questo capovolge il senso, certo, dell'economia. Anche perché è deputato molto agli algoritmi. Quindi, certo, torniamo al discorso della tecnologia, certo, di quello che è l'impatto della tecnologia nella vita quotidiana, certo, e nella determinazione anche della responsabilità, certo, delle nazioni alla fine. Ora tenga presente, la tecnologia non è una tecnica, perché la tecne che cos'è se non l'espressione nostra? La tecnologia invece sempre più è venuta ad assumere un ruolo in cui si è totalmente appannato il ruolo del protagonista, cioè non di noi uomini. Cioè la tecnologia ti dà la misura di uno spostamento del baricentro d'interesse. Non siamo più noi che governiamo certi strumenti,
ma sono questi strumenti che governano noi. Ecco, e qui lì c'è l'origine della perfezione, eccetera, ha capito? Certo. Lì non è questo il, come dire, la denuncia del tradizionale umanista, no, è quello che avviene effettivamente nel mondo, cioè la tecnologia che non viene controllata dal soggetto, come dire, se ne appropria e il soggetto va, diciamo, al rimorchio della tecnologia. Guarda, io